Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi andremo a farci una chiacchierata insieme e parleremo di autoradio. Come potete notare, qui sulla scrivania ho una Isudar, molti di voi già conosceranno questa radio. È una radio di cui ultimamente se ne parla molto, va abbastanza di moda e sul mio gruppo Telegram spesso si parla di radio e quindi ho deciso inoltre di acquistarla perché anche a me comunque, come sapete, mi piace cambiare, mi piace testare nuove componenti elettroniche, tecnologiche della macchina, quindi perché non testare questo prodotto? Ho anche una discreta esperienza in quanto ho avuto autoradio, diciamo quelle classiche con sistema operativo chiuso, quali Pioneer, Sony, Alpine, eccetera, eccetera. Ho avuto un autoradio Android, diciamo universale, e quindi mi sono detto proviamo una radio fatta appositamente per l'Alfa Romeo Mito. L'autoradio in questione è la Isudar. In questo video non voglio stare a farvi vedere proprio nel dettaglio le componenti che troviamo all'interno del pacco, perché c'è già un video molto ben fatto, molto dettagliato e preciso, di cui vi lascio il link in descrizione. Ci tengo a precisare che non conosco il ragazzo, però ha fatto un buon video, quindi mi sembra inutile stare a farne un altro e vi lascio direttamente il link in descrizione per andare a vedere cosa ci sta qui dentro, cosa serve, eccetera, eccetera. Noi oggi ci andremo a concentrare su delle domande che spesso mi vengono fatte sul gruppo Telegram, ovvero questa radio vale quello che costa? E quindi diciamo ruoteremo l'argomento intorno a questa domanda. Perché acquistarla? Diciamo questo è il tema di questo video. Quindi ragazzi, prima apriamo un attimo la scatola così vi faccio vedere anche com'è fatta la radio, dopodiché pa ne parleremo un po' più a fondo. Intro e cominciamo subito. Ok ragazzi, andiamo a vedere cosa ci sta all'interno della scatola in maniera molto veloce, libretto istruzioni, manuale, eccetera, che poi vi verrà fornito anche uno aggiuntivo in PDF quando acquisterete la radio. Questo è il componente di cui andremo a parlare in maniera approfondita oggi. Poi all'interno possiamo trovare tutti i vari cavi, quali retrocamera o dashcam, non mi ricordo bene, comunque questi due sono per le videocamere, per quanto riguarda l'impianto RCA, casse, stereo, subwoofer, eccetera, eccetera. Qui abbiamo un'antenna wifi e tre USB più una dedicata soprattutto nello specifico della pennetta con una SIM dentro per il 4G, qualora ne avesse una da utilizzare per la radio. Abbiamo un cavo di alimentazione per chi ha la Mito dal 2008 al 2014, se non vado errato, finché diciamo il sistema BluEME. Abbiamo una centralina Canvas per il recupero di tutte le funzionalità dei comandi al volante. Abbiamo l'antenna GPS, un po' come tutte le radio. Abbiamo dei secondi cavi per chi ha la Radio Connect. Questo è il cavo di alimentazione che non ci interesserà, almeno per quanto riguarda me. Abbiamo un adattatore dell'antenna per la Radio Connect e un altro adattatore per recuperare la presa USB posta sul tunnel centrale per chi ha la macchina con il sistema Uconnect. Oltre a questo ci troviamo un adattatore per chi ha la radio come me BluEME dell'antenna e un removal toolkit. Abbiamo visto brevemente il contenuto di questo pacco, ovviamente ci sono diverse mod per questa radio, ci sta la radio con la mascherina brunita e la radio con la mascherina argento satinato, a seconda della mascherina e delle bocchette che avete voi. Questo va a gusti, ho la mascherina delle bocchette nere, quindi ho fatto l'acquisto in questa mod.
Devo dire che è praticamente nero opaco perfetto come la mia mascherina, quindi non ci sta bisogno di andare a riverniciare ulteriormente la mascherina. Come possiamo notare, la fattura della radio è abbastanza buona, sinceramente, soprattutto ci stanno anche le manopole con tastellate. Per fare un buon clip, i tasti mi sembrano molto buoni. Qui ci troviamo delle parti nascoste. Abbiamo una piccola SD per le mappe. Anche da questa parte abbiamo invece uno scomparto per un'altra micro SD che possiamo andare a mettere successivamente. Se andate a fare inoltre la recensione del prodotto, la SD vi verrà poi spedita gratuitamente. Mi sembra da 16 giga. Vado un po' a memoria. E detto questo, come potete vedere, la radio è da un DIN, quindi ha solo uno slot e praticamente fitta perfettamente dentro la Mito senza andare a fare modifiche. Lo vedremo poi in un successivo video, in quanto l'andrò a montare e vedremo insieme come fare. È molto semplice, non bisogna comprare gabbiette universali, non bisogna andare a comprare la mascherina 2 DIN con le varie cose, tutti i kit aggiuntivi che se andate ad acquistare per esempio una radio Android dai 200 ai 250 euro dovete considerare in più, quindi kit che costano intorno ai 40 euro oltre al prezzo della radio. Inoltre in questo kit praticamente vi viene fornita, come abbiamo visto prima, anche la centralina Canvas per andare a recuperare i comandi al volante, che è una cosa in più che dovreste acquistare se andate a comprare una radio universale Android o una radio più commerciale come Pioneer, Sony, eccetera, eccetera, che già costano comunque molto di più. E secondo me questi sono tutti aspetti positivi di questa radio. La radio, diciamo, nel prezzo base, nella configurazione base, costa 280 euro circa, un po' di meno, non mi ricordo, e quindi è un prezzo più che onesto. E abbiamo un sistema Android 10, ha tutte le funzionalità dell'autoradio Android e tutte le funzionalità delle radio più commerciali, quali Pioneer, eccetera, che costano poi dai 300 euro in su, quindi è una cosa da considerare. In più dovete acquistare il kit di montaggio e sono altri 40 euro circa. In più dovete acquistare la centralina per recuperare i comandi al volante che costano parecchio, quindi andiamo circa sui 400 euro o poco di più. E che altro dire? Secondo me questa radio è un best buy, ci sta poco da dire, fitta perfettamente, sì. Uniforme con tutto il design della macchina in maniera perfetta, anche perché possiamo ritrovare tutte le manopole, tasti come era sulla radio precedente. Inoltre abbiamo un bello schermo da 1020p che su un pollice così ridotto risulta un po' come un Full HD, quindi dettaglio molto apprezzato che andremo a vedere anche successivamente quando andrò ad accendere. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Abbiamo visto insieme, secondo me, cosa è questa radio. Questa radio è perfetta per la Mito, è il best buy che secondo me tutti dovrebbero avere nella propria piccola Mito. E quindi ragazzi, lasciate un bel mi piace, commentate se avete bisogno, ma soprattutto iscrivetevi alla mia pagina Instagram e sul mio canale YouTube. Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi.